Ciao a tutti, oggi siamo sulla parte diametralmente opposta del cratere centrale rispetto al video della settimana scorsa. Voglio mostrarvi alle mie spalle il cratere di sud-est con quella che è oggi la nuova vetta dell'Etna e davanti a me il cratere della voragine, la parte più orientale del cratere centrale che continua come vi ho mostrato la settimana scorsa. Con la Bocca Nuova, che è il cratere che si vede lì in fondo, nella parte più occidentale, mentre dall'altro lato lì vediamo il cratere di nord-est con quella che era la vetta dell'Etna fino a un paio di anni fa, quando è stato spodestato dal cratere di sud-est. Questi due conetti sono quelli che oggi riempiono il cratere della voragine, che ormai di voragine appunto ha solo il nome, essendo riempito da questi due conetti formatisi insomma nell'ultimo decennio. Adesso ci spostiamo, ve li mostrerò da più vicino. Bene, qui ci siamo spostati da quella gobba, quella lì dove eravamo prima, siamo nel mezzo tra i due conetti che riempiono il cratere della voragine. Questo è il primo e questo è il secondo. Come vedete, sono chiusi, non c'è degassamento se non un degassamento diffuso da fumarole che formano queste bellissime colorazioni per l'incrostazione di zolfo. E lì vediamo ancora meglio il cratere della Bocca Nuova, con la bocca maggiormente degassante, quella sulla parte più sudorientale, e le due che si intravedono lì a destra sulla parte più nordoccidentale della Bocca Nuova. Il cratere di nord-est in questo momento è nascosto da questa sella, non si vede. Mi sposto e ve lo mostro da vicino. Ci stiamo muovendo sempre sull'orlo della voragine, vedete queste belle fumarole che contornano il cratere con queste deboli emissioni di vapore e zolfo, e ne approfittare non solo l'elmetto, ma non si vede la maschera dentro lo zaino, perché come vedete qui i gas sono tanti, il vento può girare in qualunque momento e ci si può trovare in una situazione molto spiacevole nel giro di pochi minuti. Davanti a me è il cratere di nord-est, come vedete anche questo chiuso, non c'è degassamento se non da fumarole intorno al cratere. Si vede la vecchia vetta dell'Etna e la dinamica che interessa qualunque cratere attivo di qualunque vulcano. I vulcani sono montagne che crescono, a differenza delle montagne normali, crescono per accumulo, quindi per sovrapposizione di strati. Ma quando smettono di eruttare, inesorabilmente la forza di gravità, che è la forza più inesorabile dell'universo, tende ad appianare le cose, quindi a portare giù tutto quello che sta su. E come vedete, tutto il bordo del cratere è interessato da continui crolli che lo portano ad allargarsi sempre di più e quindi ad abbassare la quota del bordo, fino alla prossima eruzione che lo ricostruirà nuovamente. Quello che sta succedendo, insomma, davanti ai nostri occhi negli ultimi anni con il cratere di sud-est. Motivo per cui la quota del vulcano, dell'Etna, di qualunque vulcano molto attivo è costantemente variabile e soggetto a continui aggiornamenti e continui cambi di morfologia, anche nell'arco della vita umana. Completiamo il giro di tutti i crateri sommitali dell'Etna con questa vista sulle isole Eolie, quindi sul resto dei vulcani siciliani. Spero di aver fatto cosa che si dà alla sommità dell'Etna. Un saluto a tutti. Ciao!